Sono a tutti Samir e Samir, benvenuti in questo nuovo vlog. Questo è Samir Vlog Official e bentornati sul canale. Scusate per la voce, ma sono un po' stanca a livello psicologico, però ho deciso comunque di coinvolgervi in questo vlog abbastanza non proprio particolare, ma cioè una diciamo metà giornata. Comunque, come state? Volevo augurare a chi è fidanzato, non lo so, buon San Valentino e scusate se non ho iniziato prima per il semplice fatto che ero a scuola e niente. Come avete già visto su Instagram, sicuramente qualcuno l'ha già visto. Le foto. Qualcuno mi ha portato le rose. Pensavo. Cioè, di non averne mai. Pensavo di non possedere. Che non avrei mai posseduto una rosa. Vabbè, non so come. Però spero di essermi spiegata meglio. Mio padre mi sta svuotando il cestino e niente. Della spazzatura. E sono qui adesso che sto aspettando che sia l'ora di fare ripetizione. Allora, oddio. Mi sa che ho qualcosa sulle labbra, non lo so. Ho una feritina, ma vabbè. Comunque, niente, adesso mi ha scritto Ali. Niente. Adesso rispondo. E niente, mi sto riposando nel frattempo perché ho sonnissimo. E nulla. Scusate, stavo rispondendo al messaggio. Beh, dai, allora ci vediamo direttamente stasera e oddio. E niente. Ho finito ripetizione prima oggi perché cioè veramente sono stanchissima. Quindi è stato, diciamo, un regalo bello di San Valentino. Niente, adesso mi tolgo le collane e niente. Vi dico solo che ieri, 13 febbraio, ho registrato una sorpresa per Ali, che poi pubblicherò appunto domani, 15 febbraio, perché non lo può vedere adesso, perché no, anche no. Sono molto contenta di avergli fatto questa sorpresa e sono anche contenta che di aver finito, diciamo, prima perché sono troppo stanca e anche addolorata per il semplice fatto che a livello psicologico sono stanchissima e ultimamente io e Ali stiamo litigando anche durante San Valentino. Non posso spiegare il perché, ma vi dico solo che stiamo litigando. Ultimamente stiamo avendo molte crisi di coppia e speriamo che comunque tutto si sistemi, anche perché diciamo la verità è che ci siamo molto stancate di litigare. Allora, quindi questo sarà il terzo San Valentino che passo con la mia dolce, ma non lo so. Però sì, ultimamente stiamo litigando molto spesso e questa cosa non mi va. Non mi va giù. E niente, spero che comunque, nonostante tutto, riusciamo a diciamocela tutta. Spero
Speriamo che tu sistemi. Forse l'ho detto anche prima, ma non mi ricordo. Però spaccato comunque la. Oddio, cos'è? No. Cos'è? No. Ok. Ragazzi, deve sistemare per forza perché non è possibile. Comunque, sto studiando diritto per essermi. Oddio, per l'interrogazione del 22 dicembre. Cioè, magari se fosse un po' più in là. No, scherzi a parte, non posso. Comunque, dicevo che sto studiando il diritto per l'interrogazione del 22 febbraio del 2022. Sì, sono così abituata anche a dire 2021, ma purtroppo non siamo più nel 2021. Ah, che stanchezza. E meno male che ho finito qualche minuto prima. Così mi riposo un pochino. Olè! Stasera, proprio, anzi forse non ho neanche detto, si mangia la pasta al tonno. Oggi cenerò tardi, mentre a pranzo ho mangiato la pizzetta. Una no, almeno due pizzette. Mi hanno un po' riempita, però. Cosa? Infatti, ho detto a mio padre ieri, cioè oggi, scusate, di comprarmela di nuovo. Comprarmele perché sono veramente, ma veramente, ma veramente buone. Cioè, è una cosa incredibile, ma le adoro. E niente. Allora, ragazzi, con Alice, per fortuna si è risolta. Madonna, mi sono presa male. Pensavo di avere il peggior San Valentino della mia vita, invece. Tutto si è risolto per fortuna e niente, adesso mi vado a mangiare qualcosa perché sto morendo di fame. Allora, volevo. Scusate. Volevo dirvi che mi metto il pigiamino. Sì, parlo ancora come se fosse una bambina, ma poi in realtà dovrei spegnere anche il computer. Non ho ancora spento niente. Vi rendete conto, è tardissimo, sono le 20:59. Ah no, non è poi così tardi. Madonna, meno male. Mi stavo prendendo già male e niente. Adesso mi prendo le biancherie in di me e il pigiamino. Allora, il pigiamino in realtà ce l'ho già. Dei pantaloni rossi e una felpa semplicissima. Sbiadita ormai, grazie alla candeggina, ma va bene. Vabbè, lasciamo perdere. E ha questo cappuccio veramente molto fashion. No, ok, basta. Sì, voglio anche stare fashion anche quando sono in casa. No, questo non è vero. Comunque, scegliamo le nostre biancherissime, intimissime. Ok, basta. Aiuto. E mi vengono i brividi, brividi, brividi. Tu che mi svegli al mattino, tu che sporchi il letto di vino, tu che mi mordi la pelle con gli occhi da vipera, e tu sei il contrario di un angelo, e tu. Non trovo le biancherie intime. Eccole qui. Va bene. Così. E mi vengono i brividi. Non mi ricordo. A volte non so esprimermi. Non posso più cantare così tanto. Perché devo tenere sotto controllo la voce. Perché altrimenti mi beccherò una sgridata dall'otorino per aver sprecato così tanto la voce. Non posso più farlo, aiutatemi. Mi devo fermare, fermare, fermare. Oddio, aspettate, ok. E niente, adesso dovrei spegnere il PC che non c'ho voglia di spegnerlo. E quindi basta. Samiri e Samire,
Dato che vi ho parlato, che abbiamo chiarito nella clip precedente, io sono da sola. No, stavo scherzando, sono in chiamata con questa qui. No, scherzo. Con la mia. Amore, saluta. Buonasera ormai, cioè io non lo so perché tu continui a dire buongiorno nonostante sia sera, io non ho ancora capito. Vabbè, ciao. Ciao. Noi Sono stiamo. la persona più fuori di testa di questo mondo. Comunque, questa persona appunto è la più pazza della più... delle più pazze, vabbè, dettagli. Seguiteci sul nostro profilo in Instagram. Ok, basta. Vero amore? Esatto. Ci chiamiamo pri.e.ali.0204 official. E niente. Buongiorno, sono qui adesso, questo è il giorno dopo, questo è il 15 febbraio. Sì, scusate, sono ancora addormentata, però sono le 6 e niente, oggi avremo avuto ginnastica. Allora, il San Valentino tutto sommato, no, non tutto sommato, oddio, forse sì, l'ho passato un po' così così perché sento la mancanza di qualcuno. Di cui nella clip precedente, nell'ultima clip, che poi non so perché, ma mi si è duplicato. Aspettate. Mi sto già mettendo la mascherina. Oddio. E quindi. Che bello. E niente. Appunto, il San Valentino l'ho passato così e così perché potevo fare di meglio, nel senso che sarei partita, se avessi potuto, sarei partita per raggiungerla, ma dato che non ho potuto, per via di cose scolastiche, non ho potuto. Comunque ieri, a proposito, ho fatto il PCTO. Ma tra una cosa e l'altra mi sono dimenticata di dirvelo. Quindi scusatemi. E ieri stesso mio padre mi ha consegnato il Green Pass. Adesso mi sto preparando perché così ho. Sì, ho tutto. Ok, e quindi niente così. Mi sto preparando appunto per andare a scuola. Invece il 22 ho un'altra visita con il medico. Così. Comunque adesso sto scendendo. Allora ragazzi, c'è un caos a scuola, comunque sono qui da un bel po'. E niente. Palestra time, però perché piove. E niente così. Però che noia. Ciao ragazzi, sono le 14:52, sono arrivata adesso a casa e mi sto per lavare le mani. Comunque oggi è stata una giornataccia. Però in compenso, diciamo che ho avuto appunto il supplente di ginnastica. Oddio, finalmente mi lavo le mani così mi mangio le mie amatissime pizzette. Sì, perché anche oggi mi sono fatta comprare le pizzette perché stavo morendo. Oddio, finalmente. Oh, che rilassatezza. E niente, molto bene. Direi che ora si può mangiare. Aspettate, ok. E basta. Allora, vediamo. Ok.
Saluta nel video. Video. Ciao! L'ho inquadrata di schiena, ma dettagli. Forse neanche di schiena, però vabbè. E adesso si mangia perché sto morendo di fame. Buon appetito. Ok, ma cosa? Debba, come non detto ragazzi, mangerò riso, patate e uova. Meglio di niente. Sì. E niente che buono. Ragazzi, si è fatta sera. Comunque, grazie per essere stata in questi 2 giorni con me. Alla fine ho mangiato le pizzette appunto stasera. Devo mangiare ancora la terza. Dov'è? Aspettate. Madonna, quanto sono buone queste! E niente, le altre due le ho già mangiate. Una era con la mozzarella e pomodoro. E queste altre due appunto sono solo con il pomodoro. E niente, comunque, ci vediamo magari in un prossimo video. Scusate se non metto quasi mai il link sotto in descrizione perché mi dimentico sempre. E quindi niente, questo per ora è questo. Ci vediamo in un prossimo vlog più in là. Raccontatemi nei commenti come avete passato il San Valentino. Ciao ragazzi, buon appetito a me e a chi sta mangiando anche a quest'ora. A chi sta mangiando a quest'ora, aiuto. Ciao.